come Antonio Caso e anche come rappresentante del Movimento 5 Stelle Pozzuoli. Ci ho tenuto tanto ad essere presente in questo coordinamento che si batte per un diritto che effettivamente ci è negato, quello del mare. Non dovremmo neanche starne qui a parlare, ma purtroppo invece le condizioni erano fatte in modo che dobbiamo stare qui per combattere per un nostro diritto. E vi dico anche che noi tante cose insieme al collega di Pozzuoli ora abbiamo provato a farle all'interno della macchina comunale, abbiamo provato a portare avanti delle battaglie che però hanno incontrato dei muri. Hanno incontrato dei muri perché spesso ci dipingono questi problemi che abbiamo sentito dall'inquinamento, dai canali, dalle fogne, alla privatizzazione, ce li dipingono spesso come problemi non risolvibili, come dei problemi enormi, che sia chiaro non sono di facile soluzione ma non sono neanche irrisolvibili, perché spesso è semplicemente una scelta, è una scelta che bisogna fare, dico a livello amministrativo e a livello politico, è una scelta e bisogna avere il coraggio di farlo, e noi queste scelte che abbiamo cercato di far prendere anche alla politica locale non sono state prese, perché quando abbiamo chiesto di aumentare la percentuale di spiaggia libera ci hanno detto di no, quando abbiamo chiesto di non dare tutte le aree restanti in concessione ma creare una gestione alternativa che fosse più libera ci hanno detto di no. Quando denunciamo costantemente il cattivo funzionamento del sistema idrico che sversa in continuazione e immotivatamente della fogna direttamente a mare, non ci considerano, semplicemente quasi ci ridono dietro, fate battaglia al vento. E spesso la soluzione non è difficile, in realtà, è quello che ci vogliono far credere, non è difficile perché, vi faccio un esempio, quando abbiamo denunciato lo scarico a Via Napoli, che è uno scarico legale, è uno scarico di emergenza, che dovrebbe funzionare solo in emergenza, scaricava a mare tranquillamente fogna tal quale, e il problema sapete qual era? Era semplicemente una mancanza di manutenzione ordinaria delle fogne. E quindi spesso ci fanno credere che questo problema è insormontabile, l'abbiamo sentito pure prima, con i problemi di Licola, dei canali, quando poi andiamo a scoprire che ci sono milioni di euro bloccati in regione, da città metropolitana, che non vengono utilizzati per risolvere il problema, quindi sono scelte, sono semplicemente scelte e bisogna avere il coraggio di farle, questo parlo della classe politica ovviamente. Così come ci hanno quasi inculcato nella mente che ormai per poter accedere al mare effettivamente bisogna pagare, ci hanno inculcato nella mente che dobbiamo accontentarci di quel 20% e spesso come se stessimo quasi in torto noi del 20% che usufruiamo delle spiagge libere. Quando invece l'alternativa c'è e bisogna sceglierla di seguire, semplicemente questo. Ora però voi mi direte, ma se non ci riuscite neanche voi, che una volta che siete entrati all'interno e cambiare le cose, come possiamo fare? E io vi dico, firmando la petizione di stasera, che può sembrare una cosa semplice, può sembrare una semplice firma, ma non lo è. Perché una cosa che uno, due, tre persone, nonostante i consiglieri comunali, portano avanti una battaglia e gli viene negato, una cosa è se ci sono dei cittadini che si svegliano, che alzano la testa e permettono anche a noi di portare avanti questa battaglia con 500, 1000, 1500 firme, è tutt'altra cosa, perché si renderanno conto che non sono tre utili idioti che stanno lì a denunciare le cose, ma è una città che ha deciso di riprendersi il diritto di accedere al mare. Quindi invito nuovamente a chi non l'avesse fatto a firmare la petizione al banchetto lì. Grazie di nuovo di essere presenti.